8.31 in diretta come sempre in due di avventuri. Stavo riflettendo che oggi ho messo la maglietta bianca, ma siamo già al 25 di maggio. Sì. Avrei dovuto almeno avere un entrato in guerra già da ieri. Bravissimo, sono contento che lei mi dica questo. Un minimo di abbronzatura, perché il bianco su bianco fa Casper. Infatti, fa Casper. Un po'. Poi tra l'altro l'anno scorso non sono andato al mare neanche un minuto. Quindi proprio ho l'abbronzatura dell'anno scorso. Diamo il bentornato al dottor Maurizio Corona. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Maurizio, ben trovato. Buongiorno. Voi. La scelta, già come me la giustificheresti mentalmente questa scelta del bianco su bianco? Che non me ne frega niente. No, è bellissima la maglietta. No, guarda, non ho letto il messaggio. Hai letto? Cioè, no, hai guarda, letto? Non ho visto il messaggio con le due virgole, però qui che sono ormai il... Aspetta, mi alzo. Eccole qua, le due virgole, queste qua, che sono ormai il codice per tutti per sapere se uno ha letto o meno. Che è arrivato. Che vuol dire che l'hai letto e che fai il furbo. Infatti, questa è la famosa maglietta da paralume. Esatto. Allora, parliamo di mappa dei talenti e numerologia oggi, in questa mezz'oretta. Dai. Allora, facciamo due incontri, spero che bastino due. Oggi vediamo. Parliamo del perché esiste. Guarda, qual è... non ci fai pagare, possiamo farne anche 22. No, vabbè, ma non vogliamo annoiare. Lui trova anche la soluzione per quanto concerne il futuro del Cagliari. È diventato un esperto. È venerdì l'ha detto. L'ho seguito. Grande meraviglia. Prego, Maurizio. Quest'uomo ti segue anche in bagno. Stai attento. Allora, in effetti, riguardo del Cagliari, io credo che, così come ha fatto la Juventus, avere una persona che riesca a capire quali siano le problematiche di singoli individui e creare gruppo, così come abbiamo raccontato del clan, del branco, nelle scorse puntate, potrebbe essere assolutamente eccezionale. Il problema è che bisogna anche un po' fidarsi, però, perché se ogni cosa viene poi messa in discussione e ostacolata, perché se messa in discussione va bene, ma ostacolata no. Allora, perché funziona la mappa dei talenti? Perché esistono i talenti ancora di più? Soprattutto perché uno, se ti sente per la prima volta dire la mappa dei talenti, che sosti talenti? Che è sta mappa dei talenti? Allora, prima di parlare della mappa, che ne parleremo credo la prossima volta, adesso vediamo oggi cosa riusciamo a fare, ma i talenti sono delle grandi capacità che ciascuno di noi ha e che derivano dal fatto che i nostri genitori non sono riusciti a fare delle cose, hanno vissuto male delle cose e ci hanno passato un sistema per cui noi siamo bravi in una cosa. L'esempio che faccio sempre è quello di a Cagliari gli americani hanno bombardato nel 1943, purtroppo. Esatto. E sono morti parecchi personaggi. Moltissimi. Mio padre, per dire, tornando, ha trovato che studiava a Cagliari nel 1943. Sfollarono perché avevano paura. No, ma lui era all'università quindi. Con Arezzo, e quindi chiaramente poi si è trovato nella condizione che quando è tornato uno dei suoi colleghi e compagni di diciamo delle stanze, cioè dell'appartamento, era morto perché era stato proprio colpito il palazzo. Ecco, allora poniamo che mio nonno, non è vero perché mio nonno era da tutt'altra parte, era Villa Puzzo, però diciamo, poniamo che mio nonno sia stato colpito da una bomba perché non ha corso abbastanza velocemente. Viene dato il mandato alle generazioni successive tramite il DNA di correre velocemente, per cui nascono dei velocisti. Non sto scherzando, cioè effettivamente è così. Cioè noi ci strutturiamo anche fisicamente a seconda delle necessità. Facciamo un esempio. Questa è la legge della vita. Prego? È la legge della vita. Certo, è la legge della vita, che si chiama evoluzione. Evoluzione. No, però la sua faccia era abbastanza perplessa su questo ragionamento. È come ha dispiegato lui il concetto. Allora, perché sembra strano, ma in realtà il DNA si parla in qualche modo. Sì, ma certo, perché nel DNA c'è come... Nel DNA è elencato, diciamo, esatto. È come un libro, esatto. Dove effettivamente viene detto come dobbiamo comportarci a seconda delle problematiche che hanno avuto nelle generazioni precedenti. Quindi quali risposte abbiamo pronte e che diamo immancabilmente, facevo sempre l'esempio di Balotelli, allora Balotelli risponde in quella maniera perché gli è stato passato un messaggio. Scusa, allora il messaggio del nonno o del padre era lui c'ha anche l'idiozia, perché l'unica risposta che dà lui è sempre non me ne frega un mazzo di carte. Comunque il concetto anche di imbecillità lui ha, però
Appunto, allora lì il ragionamento è che lui vuole astrarsi, perché quando si è emozionato rispetto ai genitori, eccetera, ha sofferto molto. Quindi bisogna capire che tutto parte da una grande sofferenza. Cioè il talento, che in effetti è una cosa meravigliosa, parte da una sofferenza. Facciamo un esempio lontano, parliamo di animali. La gazzella, quando si sta abbeverando allo stagno, eccetera, non è che se sente un crack si chiede se è il fotografo del WWF, oppure se è un topolino, oppure se è quello, oppure se è quell'altro. Comincia a correre. Questo meccanismo automatico le è stato impostato assolutamente quando milioni di generazioni fa sono state mangiate molte gazzelle dai leoni perché non correvano velocemente. Allora le gazzelle hanno sviluppato un sistema che non funziona col ghepardo, ma che funziona col leone, e cioè saltano a destra e a sinistra in maniera tale che, mentre loro non perdono velocità, il leone, per cambiare, per derapare, perde velocità. Il ghepardo no, perché ha un sistema degli artigli retrattili e non a semi retrattili, mentre il leone ce li ha completamente retrattili. Quindi lui deve mettere gli artigli retrattili e cambiare direzione, in quello perde velocità. E la gazzella si sa. Allora la gazzella perché fa questo? Perché nelle memorie c'è: mangiati dal leone è antipatico. Puoi salvarti non solo se corri, ma se salti, e se salti andando a destra o a sinistra. È un sistema. Se senti un rumore, non è la zia. Non è la zia, dietro il cespuglio, no. Esatto. Allora, se andiamo avanti con le. Ho preparato delle slides, sì. Così magari può essere più semplice, sì. Per le persone che ci guardano. Partiamo dalla genesi della mappa. No? Quindi partiamo dalla genesi della mappa, cioè perché la mappa esiste. Andiamo avanti. Perché diciamo che quando i nostri genitori stavano per concepirci, ok, intorno al concepimento, vivevano dei conflitti. E appunto questa C riquadrata indica il conflitto. Che cos'è un conflitto? Il conflitto è l'incapacità di dare una risposta, una giusta risposta ad un evento doloroso. Quindi se succede un evento doloroso e non sappiamo un licenziamento e non sappiamo dare la giusta risposta, ci possiamo suicidare. Se sappiamo dare la giusta risposta, che è ciò che purtroppo abbiamo raccontato poco appunto, fa, appunto, sì, lo sentivo e l'ho citato proprio per capire questo concetto. Se invece, cosa dalla quale bisognerebbe essere protetti, però qualcuno dovrebbe pensare che questo tipo di reazioni a appunto queste situazioni dovrebbero essere protette per essere evitate. E invece continuiamo a morire, continua la gente a morire per il lavoro, sociale, politica, economica. Guarda, non è drammaticamente mi colpiscono sempre queste notizie quando sento qualcuno che si suicida per il lavoro, perché la vita è fatta di 30.000 miliardi di insidie, ma non può essere quello il motivo per il quale uno si torna. Sono d'accordo con te. Noi siamo purtroppo in una situazione che non è arretrata rispetto a Francia, Danimarca, Norvegia 50 anni fa. Sì. Basti pensare che quando è caduto l'ultimo volo di quell'aereo, adesso stasera o stamattina non mi ricordo bene, era caduto comunque un aereo famoso una decina di anni fa. A Genova? No, in Francia. Ah, in Francia? È caduto un aereo. Il Concorde, l'ultimo volo che realmente è stato fatto del Concorde, è caduto perché aveva tirato un bullone nei reattori. Dicono, sì. Allora, il concetto è questo: per ogni persona che è morta è stata messa a disposizione uno psicologo. Sì, è vero, l'avevo letto. Quindi, l'avevo visto anche in televisione, 180 persone, poniamo, certo. 180 psicologi messi a disposizione. Cioè, questo è quello che va fatto. Cioè, noi dobbiamo aiutare le persone che perdono il senso delle cose in alcuni momenti, proprio si disorientano, e in quel momento ci dovrebbe essere invece un aiuto. E chi lo deve garantire questo? Le istituzioni. Torniamo a noi. Quindi una domanda che ci potremmo porre è proprio quella che ci sta mostrando Fabietto: a quali conflitti nella nostra vita non abbiamo dato la giusta risposta? Cioè, sarebbe interessante, per rendere interattivo e comunque utile, non solo culturalmente, per i telespettatori, sapere quali sono i conflitti a cui non abbiamo saputo dare una risposta. Se volete rispondere, 391-414-2741, questo è il numero, se avete avuto dei conflitti e non avete trovato risposte.
Tutti li abbiamo avuti e ne abbiamo parecchi tutti i giorni. Alcuni li risolviamo in secondi o minuti, altri ce li portiamo dietro e sono quelli che danno le malattie. Sì. Okay? Allora, quindi i nostri genitori hanno avuto una serie di conflitti. E cosa ci hanno dato? Ci hanno dato un kit per risolvere il problema. Un kit di sopravvivenza, quindi così come alla gazzella, così come al nonno che ha dato ai figli e ai nipoti la tendenza a correre, quindi ci danno un kit di sopravvivenza. Se andiamo avanti, questo kit di sopravvivenza in effetti riguarda noi stessi, non è semplicemente, non è una problematica che riguarda io sto male, ma è una problematica, ma è un fatto che invece è utile, quindi sono capace, per esempio. Voi due avete una grande capacità di comunicazione. Questa comunicazione deriva da una problematica precedente. Anche di sopravvivenza, tra me e lui sopravviviamo. Assolutamente. Non è convivenza, è sopravvivenza. Ma scusa, le gazzelle tra noi due. Chiediamoci, noi siamo pieni di gazzate, gazzate. Guarda, no. Gazzate. Allora, chiediamoci una cosa importante. Se non foste dotati di questi talenti meravigliosi, vi sareste già uccisi. Eh beh. Sicuramente. O comunque. Addirittura. Voleva farmi fuori lei? No, l'ho pensato. Però non l'ho fatto. Torniamo in diretta, allora eravamo rimasti a questo, diciamo, generarsi della mappa dei talenti e al kit di sopravvivenza dei nostri genitori che ci hanno tramandato, no? Eravamo arrivati lì. Esatto, allora praticamente che cosa ci passano? Intanto dobbiamo capire che appunto è un kit di sopravvivenza come quello della gazzella. Allora che cosa ci passano? Ci passano una memoria conflittuale, che è questa memoria, è come se noi ricordassimo che cosa è successo a loro, cosa hanno fatto, eccetera. Scatta una molla allora. Scatta una molla. Noi ce lo ricordiamo per tutta la vita, eh? E in alcune situazioni similari ci viene rinviato. Quindi riparte. Quindi nel DNA a un certo punto riparte un sistema automatico, così come per la gazzella che sente crack e parte, noi abbiamo ugualmente la stessa reazione, se no non si capirebbero alcune reazioni di sportivi piuttosto che di automobilisti, piuttosto che di tutto quello che volete, che ci sono delle reazioni dove la gente anche colta, anche che non perde la testa abitualmente, invece in quel momento la perde. Allora, quindi una memoria conflittuale, una sorta di déjà vu, cioè qualcosa già visto, che in realtà non riguarda la nostra vita, ma quella dei nostri genitori. Ma e quindi sono associabili quei momenti di déjà vu che tu hai e dici, ma io questa scena l'ho già vissuta. Sì, sì. E quindi è associabile a questo discorso. A questo discorso. È molto interessante. L'ha fatto mio padre, sostanzialmente. Sì, l'ha fatto tuo padre, tua madre, mio nonno. Tuo zio. Inconsciamente non ci ricordiamo. Esatto. E ci muoviamo. È una scena memoria. Un attimo, c'è poi l'emozione conflittuale che noi chiamiamo risentito perché è già sentito, non risentimento verso, un già sentito, un'emozione già sentita. Dopodiché. Un riverbero interiore. Esatto, ed è generalmente il fil rouge di tutta la nostra vita, cioè qualunque cosa ci succeda, lo schiaffo a 5 anni, una nota a 8. Uno schiaffo a 69, una sospensione a 12. Se tu me lo a 12. Possiamo fare anche la prova, certo. Ma sarebbe a 40 allora. È lui che te lo dovrebbe dare. Io devo, lo schiaffo a 69 è il mio, così. Pa. Buona, no, l'ha dato tu, sì. Le mamma sa, perché tento sempre. Strumentalizza tutto. Tu la prossima volta aiutami, Maurizio. Tu la prossima volta. Io divento barbaro. Ci sono i barbari. Sei già, sì, certo. Sei già un po' barbaro. Tu. Allora, tu la prossima volta, sì. Sai cosa fai? Ti porti la torta pronta. Ecco, l'ho già fatta. Guarda, bravo. Una Maurizio. Scena che ho già consumato. Bravo, Maurizio. Ecco, io qui posso dire di essere risentito, perché mi sembra già. Quindi quando alzo la mano pensi subito alla parte. Quindi il terzo elemento invece, che è quello più importante, è il talento. Cioè loro ci passano in realtà un talento, una capacità di risolvere ciò che loro non hanno risolto. È incredibile, ma è così. Per coloro i quali possano pensare. Ti danno l'informazione con la risposta incorporata. Intendo. Esatto. Anzi, diciamo che la memoria e l'emozione sono un po' come il peperoncino da qualche parte nel corpo che ci spinge a fare le cose e a usare il talento. Nel naso. Ok, nel naso, nelle orecchie, negli occhi. E anche in altre. Sì, vabbè, abbiamo capito, basta. No, io parlavo del cuore, l'emozione del cuore. Oh. Sei tu che parti sempre in termini bolscevichi. Fa perdere tempo. Prego, con le sue divagazioni. Allora, che cosa? Le emozioni.
Che cos'è quindi un talento? Mentre prima abbiamo detto che il conflitto è la incapacità di dare una giusta risposta ad un evento doloroso, il talento è la capacità di dare la giusta risposta all'evento doloroso. Quindi noi veniamo forniti di questa capacità di risposta, ecco perché si chiama kit di sopravvivenza, che ci viene data direttamente al concepimento. Ok, e quindi noi siamo già capaci di dare quella risposta il primo giorno della nascita, eccetera. Certo, la daremo con gli strumenti che abbiamo. Certo. Allora, per capire bene, per fare una piccola riflessione, è come se, ed è così poi come hai detto, sì, sì. Il primo uomo arrivato sulla Terra, cioè Adamo, pian piano, o comunque dall'uomo sapiens, dai, partiamo da lì, partiamo da lì, esatto. Ancora più indietro, sì. si fossero tramandate delle informazioni, come cioè, dire, sì, oh, sì, io in questa vita ho fatto queste cose qua, in questo momento mi sono trovato a fare questa cosa, ma non sono stato capace, adesso ti do io l'input per dire, questa si farebbe così, io non l'ho fatta, ma falla tu. Esatto. Io uso la frase to figlio mio, fallo tu. Okay. Sì, okay? Sì, che per capirci. Sì. Tutto questo praticamente ci porta nella condizione di poter sfruttare queste condizioni e quindi noi diamo la giusta risposta e non ricadiamo nel conflitto come abbiamo fatto con i genitori. È un po' come sbagliando si impara, però in teoria, esatto, in teoria, esatto, c'è chi sbaglia anche pur avendo quell'informazione, quindi c'è chi ricasca sullo stesso errore. Allora, fatto capito questo, diciamo che in pratica se andiamo avanti alle monete, sì. Fabio, andiamo alle monete, che qua la vita è tutta questione di moneta, ragazzi, è tutta se noi catto, dai, c'è anche emozione, bravo. Se prendiamo una moneta e la tiriamo, otteniamo o testa o croce, sì. Ma non è che non otteniamo niente o otteniamo tutti e due, certo. No, otteniamo o testa o croce, non tutti e due e non niente, e così è appunto nella moneta, abbiamo, e così sono in talento e conflitto, o abbiamo il talento, andiamo avanti, o abbiamo il talento o abbiamo il conflitto, non è possibile avere sia l'uno che l'altro, ah. E specialmente non è possibile avere nessuno dei due, cui se noi abbiamo un talento e lo sviluppiamo non possiamo andare nel conflitto e quindi non possiamo andare nella malattia, quale che sia, fisica, psichica o comportamentale. Abusiamo di Balotelli, sì, nel senso che sì. E lui ha un comportamento. Lui ha un conflitto, ma anche un talento, secondo me, in qualche modo. Ha dei talenti che però non riesce a mettere in pratica. Ti dirò di più. Perché il conflitto prevale. Perché probabilmente nulla. Beh, vale, però, ragazzi, il talento con il mondo, a essere uno dei giocatori comunque più interessanti fino a un certo periodo fa. Lui ha un talento eccezionale. Vi sembrerà impossibile. Sì? Ma per essere il leader della squadra, ok? Sembra incredibile questa cosa, ma proprio perché lui nega. È sconcertante questo. Lui nega la sua grande capacità. E perché lo nega? La domanda è perché lui è. Entriamo, è questo. Ragazzi, abbiamo due minuti per riuscire ad arrivare in fondo. La domanda è perfetta perché lui è fedele al mandato conflittuale della famiglia. Quindi quando noi ripetiamo gli stessi errori dei nostri genitori, sì. Balotelli nell'esempio, il padre lo ha mollato a 2 anni, sì. Allora lui intanto non riconosce la figlia e così sì, replica esattamente quello che hanno fatto i genitori con lui. Forse da non moltissimo qualcosina ha fatto adesso, insomma, si è avvicinato. Per assurdo, ai 2 anni della bambina, esatto, di Pia, l'ha riconosciuta. Ecco. Quindi c'è messo un po', una concomitanza, però. No, ma la cosa interessante è che a 2 anni è stato mollato e a 2 anni è riconosciuto. Ah, ok. Okay. Ma lui ha come numeri della mappa, perché mi sono permesso di farlo, ovviamente, ha come numeri della mappa la capacità di essere il leader, di essere solare, cosa che normalmente non lo vediamo così, per quanto in qualche piccola intervista lo si veda molto, molto divertente, sì, tranquillo, sì, eccetera, sì. Ma generalmente non è così, specialmente quando entra nel race, nel combattimento. E da chi si fa mandar via? Da quello che rappresenta il padre, e cioè o l'arbitro o l'allenatore. C'è questa ribellione. Quindi lui replica, ma la ribellione è per replicare la cacciata. Certo.
non riesce a superare questa angoscia. No, e quindi la ripete, la ripete, la ripete, ci si fa mandare. Vorrei arrivare in fondo o siamo arrivati in fondo? Più o meno siamo arrivati in fondo, sai, con grandi salti. Se manca ancora qualcosa. Con grandi salti, diciamo che andiamo a guardare velocemente che cosa può essere rimasto. Praticamente quello che noi diciamo che quello che noi dobbiamo fare per poter sistemare la nostra vita è scoprire i nostri talenti, e quindi ne parleremo meglio la prossima volta. Sì. Scoprire i nostri talenti e dire benissimo, io uso questi e non uso la parte conflittuale. Okay. Sono un artista, un giorno ho conosciuto qui Daniele, il batterista. Sì, Daniele Russo. Ecco, Daniele Russo, che so che è molto molto bravo. Molto, molto. Ecco, per esempio... Lo riavremo tra non moltissimo. Lui per dire tutti gli artisti, sì, anche quelli che c'erano il 31 di marzo, sì, tutti questi artisti hanno tirato fuori il loro talento. Ma quante migliaia e migliaia di talenti ci sono in Sardegna, in Italia, nel mondo, ma per esempio in Sardegna, che non riescono a esprimere, che sono bloccati, sì, e che quindi replicano le problematiche dei genitori anziché essere nella loro parte talentuosa. Di questo approfondiremo il prossimo incontro, circa fra due settimane più o meno, sì, dovrebbe, sì, essere, sì, se non ricordo male. Grazie come sempre al grazie, dottor Maurizio Corona, che arriva Maurizio con questo carico di informazioni che noi poi metabolizziamo durante anche il resto della puntata. Noi attingiamo e miglioriamo la nostra qualità. Il talento del presidente Mameli è sempre stato quello di attingere, ma attingere molto. Ma per cortesia, tu la desmè, non devi inficiare la cultura e la scienza. D'accordo. Pubblicità e poi Angolo Rosso Blu 95. Torniamo tra poco. Buona giornata. Grazie, grazie. Grazie, ciao.